Grazie mille Francesca, e grazie a voi per essere qua, è una maratona lunghissima, le sessioni sono state tutte davvero molto interessanti e coinvolgenti. Fino adesso fare il cambio di sfondo. Abbiamo parlato molto di contenitori e di progetti che cambiano le città, anche con una grande funzione culturale o sociale, ma comunque di contenitori, di progetti di investimento. In questi ultimi due panel iniziamo a parlare di chi la città la vive, insomma, in varie forme. Il titolo del panel è La città come approdo. Abbiamo qui Nausicaa Pezzoni, che è un'urbanista e pianificatrice, e ci presenta i risultati di una sua ricerca che porta avanti da anni. Poi c'è Chris Richmond, fondatore di Migrants, e poi ci dirà cos'è, e Angelica Villa, che è community organizer di Refugees Welcome, una realtà che si occupa di ospitalità diffusa per i richiedenti asilo. Parliamo quindi di come le città, insomma, sono viste e vissute da una categoria di persone che tendiamo troppo spesso a dimenticare o dare per scontata. Quindi iniziamo a cercare di capire con Nausicaa, che ci presenterà, insomma, delle ricerche che hanno una prospettiva molto particolare, perché lei studia le città per come sono percepite dai migranti, nei loro ricordi e nelle loro percezioni. Quindi vedremo come queste città hanno una forma molto diversa da come le descriviamo noi, con le cartografie, con le politiche o con i progetti di sviluppo. E poi ci concentreremo sulla proprietà delle città, cioè di essere accoglienti ed inclusive, attraverso l'esperienza di due organizzazioni che in modo diverso si occupano di una fascia particolare di migranti, i richiedenti asilo, poi insomma ne parleremo, che sono abitanti temporanei che sono in qualche modo anche impossibilitati in qualche modo ad essere pienamente cittadini. Quindi il loro sguardo e la loro esperienza ci può dire qualcosa di come potremmo fare meglio per costruire delle città più accoglienti per tutte e tutti. Ma andiamo per gradi, quindi Nausicaa, a te la parola. Grazie Davide, grazie per questo panel, per questo invito. Io ti chiedo solo come... Ok, si possono spegnere alcune luci? Perché ci saranno delle immagini? Ok. Allora, visto il titolo del talk, io parto da qui, città come approdo, partendo da un'immagine satellitare che fa vedere l'Europa da sud e mette in primo piano le coste dell'Africa da cui partono i migranti in cerca d'approdo. E questa immagine vedete una conurbazione che è probabilmente quella di Tunisi, e vedete come in una notte serena le coste europee della Sicilia, del sud Italia, sembrano molto vicine, molto raggiungibili. C'è una luce in mezzo che è Lampedusa, che sembra quasi una boa a metà del percorso. Ma se si cambia il punto d'osservazione, e io non so usare questo... Con questa rotazione della prospettiva e queste nuvole sopra la terra, questa immagine sembra trasmettere tutta l'improbabilità di un approdo. Io parto da qui perché quello di cui voglio parlare è uno spostamento del punto di vista, uno spostamento del modo di guardare il territorio europeo, le città, la città, io sono urbanista, la città è il mio oggetto di studio, ma la città è intesa come luogo dove abitare, dove nuovamente abitare per chi arriva da altri contesti, e uno spostamento all'interno di un progetto appunto di ricerca, come diceva Davide, che porta avanti da alcuni anni e che ho chiamato I migranti mappano l'Europa, un progetto utopistico ma forse che possiamo iniziare a rendere praticabile. Nel senso che parte dall'ipotesi che se l'Europa davvero vuole avanzare un'ipotesi di territorialità che sia inclusiva, non può continuare a rappresentarsi con un'immagine fissa, dando per scontato l'immagine che ha di se stessa, ma debba iniziare a guardarsi con un altro sguardo, con un altro linguaggio, portato da chi arriva e inizia ad abitare diversamente le sue città. Io adesso introduco con queste sequenza di immagini di mappe di Parigi realizzate da migranti in un laboratorio che ho fatto 2 anni fa, in cui vedete quante diverse Parigi possono emergere. P-
possono affiorare, e dove all'interno di queste mappe, poi guarderemo meglio quelle delle altre città, questa è solo una presentazione, non c'è solo la città, c'è una periferia che si chiama Stalingrado, là in alto dove abita questa persona, ma ci sono anche i Pirenei che Ali ha attraversato per arrivare a Parigi, poi ha preso il treno, è arrivato alla Gare de Lyon, quindi c'è dentro anche una parte di un percorso migratorio. Oppure ci sono stratificazioni di elementi, di significati attribuiti a diversi luoghi che la mappa tecnica, che è il mio strumento di lavoro, non riesce a leggere. Quindi l'importanza dello sguardo del migrante come possibilità di leggere un altro livello della città che sta dando senso e forma alla città contemporanea, ma che con gli strumenti diciamo consueti della rappresentazione non riusciamo a leggere. Questa è la prima immagine di Parigi che questa ragazza Dua ha avuto arrivando la prima volta, il primo impatto, ha voluto rappresentare la sua prima impressione di questa città d'approdo che era Parigi. Ecco, però da dove è partita questa ricerca? È partita da Milano, che è la mia città, dai luoghi più consueti dell'abitare a Milano. Questa è la piazza davanti alla stazione centrale, che durante alcuni momenti, qui siamo alla domenica pomeriggio, si carica di significati diversi, viene abitata, occupata in modo diverso, per cui la piazza diventa un luogo dove si svolgono danze, dove c'è un coro, dove c'è una pensilina abitata da una persona che ha lì tutti i suoi armadi nelle scatole, nelle valigie, ci sono scambi di abiti, di lettere. Oppure il parcheggio di Cascinagoba, che è un luogo deserto durante la settimana sulla tangenziale a un confine della città e che nei weekend si popolava delle popolazioni del mercato delle popolazioni dell'est europeo, che qui mettevano in scena un mercato con i loro prodotti, con anche dei parrucchieri all'aperto, vedete, sotto gli ombrelloni lungo la staccionata, lungo il confine del parcheggio. E cosa è successo? Scusate. Oppure, ecco, questa è lo spiazzo davanti alla fabbrica del vapore, che è un luogo di passaggio, per chi non conosce Milano è sempre vuoto, è un grande spiazzo davanti a questo complesso industriale riqualificato, che durante la festa di fine Ramadan diventa una sorta di moschea all'aperto. Allora, io passando in questi luoghi mi sono sentita in un certo senso straniera. Perché? Perché sono luoghi completamente con un altro senso, un'interpretazione nuova del significato di quei luoghi, che a cui viene attribuita anche una forma diversa. E allora mi sono domandata come guardano la città così coloro che così diversamente la abitano e la attraversano. Ho analizzato anche i luoghi di un abitare precario, estremamente precario, del primissimo approdo. Vedete qui in uno scalo ferroviario ci sono addirittura materassi tra i binari dei treni, una cucina e le strutture dello scalo ferroviario vengono usate come armadi. Ecco, tutti questi luoghi riabitati, reinterpretati in maniera diversa dal progetto che avevano, da come erano stati pensati e progettati, portano un'altra, dicevo appunto, un'altra funzione, ma anche un'altra forma della città, un altro sentimento e relazione specifica con ogni determinato luogo. Però questa interpretazione, queste forme, queste attività non sono mappate, non compaiono sulla carta tecnica, questa è la carta di base da cui si parte per qualsiasi progetto. E allora da qui nasce l'ipotesi di chiedere a questi migranti come vedono appunto la città abitandola in un modo così diverso che io non posso cartografare, non posso quindi rappresentare. Questo è un mosaico di mappe di Milano che poi vi spiego, vi faccio vedere una per una. Che cosa, brevemente, in cosa consiste questo sguardo, questo lavoro? Innanzitutto ho cercato di portare uno scarto metodologico nel mio lavoro, nell'urbanistica, insomma nel modo di guardare e rappresentare la città, facendo entrare nella rappresentazione l'estraneità, cioè lo sguardo più estraneo di tutti, perché i migranti al primo approdo sono coloro che portano lo sguardo più estraniato, quello che può insegnare di più a me come urbanista, come pianificatrice, rispetto a una città che ancora non vedo e ancora non posso quindi progettare. Un'ipotesi di lavoro che
che c'è una, diciamo, un processo, un approccio che parte dall'ipotesi che lo sguardo dei migranti sia un fattore di conoscenza fondamentale per poter costruire un progetto di città che sia inclusivo delle istanze che i migranti portano. E quindi, appunto, come osservare la città che emerge dall'osservazione dei migranti? Perché chiedere a qualcuno di disegnare la città e di esprimere le problematiche, le questioni aperte dell'abitare la città è una domanda molto astratta, molto difficile per tutti, e anche per una persona appena arrivata. Quindi c'è bisogno di avvalersi, diciamo, di strumenti di appoggio. Quindi quali sono gli elementi che i nuovi abitanti ritengono più significativi nella loro relazione con lo spazio urbano? Servono degli elementi, degli oggetti urbani per poter parlare della città, su cui fondare questo riconoscimento dei propri luoghi della città e quindi su cui poter fondare una rappresentazione. Ho fatto riferimento a Kevin Lynch, molti lo conoscono, colui che per primo ha introdotto questo metodo di studio della città attraverso le mappe degli abitanti, per studiare la forma urbana attraverso la percezione che ne hanno i suoi abitanti, ha introdotto lo strumento della mappa mentale con cui appunto rappresentare la propria esperienza e immagine della città. Ora Lynch, alla fine del suo studio, che ancora adesso tutti gli studenti di architettura e di urbanistica studiano, ha posto alcune domande per approfondirlo, per andare oltre, per avanzare rispetto all'indagine che lui ha proposto. Una di queste domande era stata, ancora siamo nel 1960 in America, come fa un estraneo a costruire l'immagine per una città che gli è nuova? Questa domanda è rimasta sempre sospesa e a me è sembrata molto attuale dopo 50-60 anni, molto attuale nelle città europee oggi, e ho provato a rispondere, appunto a rispondere proponendo una trasposizione di quei 5 elementi della mappa linciana in relazione alla condizione del migrante nella città contemporanea. Quindi i landmark sono diventati riferimenti, cioè primi luoghi conosciuti, quelli che aiutano a orientarsi nella città. I distri sono i luoghi dove il migrante abita, ha abitato fin dall'arrivo a Milano, qui siamo alla prima ricerca, però fin dall'arrivo nella città d'approdo, che sono anche i luoghi appunto di quell'abitare precario, del primo luogo trovato per abitare, perché quello che le carte non riescono a dire, ma che noi come pianificatori della città contemporanea dobbiamo porci, che cos'è il primo approdo, quali sono i luoghi da abitare, come si inizia ad abitare una città. E questo l'urbanistica, l'abitare transitorio, non lo contempla. È un tema, è una dimensione, quella della transitorietà, che non è considerata dall'urbanistica. Poi quali sono i percorsi più frequenti, gli spostamenti nella città e i nodi. I nodi sono importanti perché ci dicono che cos'è lo spazio pubblico, quali sono i luoghi di aggregazione, ma anche quali sono le attività cercate nello spazio pubblico, cercate e praticate, quindi che significato assume lo spazio pubblico nella vita del migrante al primo approdo. E i confini sono i luoghi dove il migrante non va o ritiene di non poter andare, sono i luoghi inaccessibili, le mura immaginarie della città. Sulla base di questi 5 elementi, queste 5 domande, è nata questa indagine con 100 migranti al primo approdo nella prima indagine a Milano, con questa, non mi soffermo, insomma, con 3 sguardi, perché ditemi voi se devo andare in fretta, però per dirvi, queste sono le provenienze, cioè un campione molto eterogeneo, che intercetta tutte le aree di provenienza dei migranti, eterogeneo anche rispetto ai luoghi intercettati dove intervistare i migranti. Questa è una mappa, questo è, diciamo, uno strumento intermedio, è una mappa del primo approdo che io ho costruito perché a Milano già sono presenti molte funzioni di primo approdo, però non sono mappate, cioè quando io andavo al centro di aiuto a intervistare i migranti per fargli disegnare la mappa, come andavo nei dormitori, nei centri diurni, o per strada, a chi arrivava dalla stazione a chiedere un luogo dove dormire, dove andare a fare la doccia, dove fare i documenti, veniva dato un numero di telefono. Un numero di telefono veniva anche accompagnato, diciamo, gli veniva spiegato come arrivare, però al bisogno successivo era costretto a tornare indietro al punto di partenza. Quindi questo è un po' uno strumento
che nasce anche nelle icone così semplici dalle suggestioni che sono derivate dalle mappe dei migranti. Se vedete, solo un accenno, mangiare per esempio non è il consueto forchetto e coltello, ma è una persona seduta al tavolo, e così il dormitorio non è solo il dormitorio, è un luogo dove stare, cioè è un tentativo di comunicare, di rendere più accessibile questa ricerca, di soprattutto di dare una possibilità di autonomia nella ricerca dei luoghi dove di approdo. Allora, questa è una mappa di Milano prevalentemente fatta di percorsi, che vedete sono in bianco e nero, ma in matite colorate lui ha disegnato le metropolitane che hanno questo snodo nel Duomo. E vedete, c'è un circuito che costituisce il confine della città, che è la circonvallazione percorsa dalla 90-91, che è una filovia che circonda Milano e che viene rappresentata in tutte le mappe dei migranti, perché è utilizzata tanto dai migranti, anche perché intercetta tanti luoghi di primo approdo come la stazione o la mensa. Vedete dove c'è scritto Caritas, c'è un tavolo, è quello lì che mi ha dato la suggestione, il tavolo della mensa chiamata Caritas. Altri luoghi, oppure questa è sempre una mappa di percorsi ma scritta in caratteri arabi, dove c'è una conoscenza molto precisa di tutte le fermate della metropolitana rossa da Duomo fino a via Padova, che però è a sud perché c'è un orientamento ribaltato, e sono tutti i nomi, e quel cerchio che vedete è sempre il circuito della 90-91. Oppure ci sono racconti dell'itinerario quotidiano nella città. Che cosa ci dicono? Ci dicono quali sono i luoghi quotidianamente attraversati, quindi dal luogo dell'abitare nel ristorante marocchino al luogo dove si incontrano le persone in Piazza del Duomo. Insomma, questa persona Fofo faceva ogni giorno questo itinerario fino ad arrivare alla sua casa alle 19:20. Ci sono anche delle elementi temporali. Oppure questa interessante, questa mappa, perché ha una leggenda, e una leggenda è un'astrazione, che però in questo caso non è una leggenda soltanto funzionale, c'è il parco, l'acqua, sì, però c'è anche triste, divertente, felice, dove lui incontra nella chiesa filippina i suoi connazionali, o un luogo dove non vuole tornare. Quindi sono mappe che si caricano anche di tanti racconti per ciascun luogo identificato, oppure che ribaltano il senso dei luoghi. Il Duomo, a Milano vi immaginate, compare spesso, ma qui non compare da Zulakak, qui non disegna il Duomo come riferimento o come nodo, ma lo disegna come confine, cioè come luogo inaccessibile. Perché? Perché lui vive là, Dormo Treni, nello scalo di Porta Romana che avete visto prima, e dice: non ho i soldi per il biglietto del tram, quindi non posso raggiungere Piazza del Duomo. Quindi il Duomo diventa il confine. Oppure c'è, ecco, lui è un pittore e ha voluto proprio riprodurre la topografia della città, e poi evidenziando con i colori i luoghi di riferimento, i nodi. Oppure ci sono delle mappe più astratte, per esempio queste sono delle reti in colori diversi, dei network, ciascuno dei quali rappresenta la ricerca di una funzione: in rosso la ricerca di un luogo dove dormire, in azzurro la ricerca di un lavoro, in violetto la ricerca di luoghi di aggregazione. Cioè ci sono delle logiche molto diverse che si stratificano. E forse questa è l'ultima di Milano, ma è quella che apre l'Atlante delle mappe nel libro, perché è emozionante, nel senso che questo Bushra racconta il suo pellegrinaggio quotidiano attraverso la città con uno zigzag, e abita anche lui nella stazione sui binari, e tutti i giorni va a cercare il lavoro, ma il lavoro non c'è, scrive con le X, va alla mensa di San Francesco, poi va al centro aiuto Fax per trovare lavoro, fa questo zigzag fino a, e torna in Corso Lodi a dormire, fino a sentirsi male, fino a morire. Quindi sono delle mappe che raccontano un modo di abitare, un approdo che non si conclude mai, che non si conclude per anni a volte, perché queste mappe raccontano anche tutti i luoghi dell'instabilità dell'abitare, del passaggio magari da un dormitorio a una casa in coabitazione, poi di nuovo ritorno alla strada, cioè di un approdo che non è mai finito. E concludo con Milano, per poi magari riprendo la parola dopo.
Ho confrontato quelle mappe con quelle di studenti di architettura urbanistica perché mi interessava vedere la differenza non solo nel segno grafico, che vedete com'è un segno esperto che racconta la morfologia di Milano concentrica, ma racconta anche altri luoghi, cioè c'è l'università, ci sono i navigli, c'è un altro tipo, eppure sono anche loro studenti arrivati da 2 o 3 mesi, quindi un primo approdo ma completamente diverso. Anche questa studentessa racconta molto bene come Milano, dove sono i suoi luoghi principali, ma che cosa fa? Vi faccio notare il circuito della 90-91, qui viene identificato come confine, non come percorso, come per i migranti. Perché? Proprio perché è frequentata da tanti migranti, lei dice another Milan totally, le sembra un'altra città, quindi lei non ci va proprio per questa ragione. Quindi noi vediamo lo stesso oggetto urbano che si carica di significati diversi a seconda di chi lo osserva e lo rappresenta. E poi vado avanti dopo magari. Grazie Nausica. Ve l'avrei chiesto io di fare un applauso perché veramente vi ho visti tutti rapiti e questo dice molto della capacità anche evocativa che il tuo contributo porta. Tu ci hai descritto attraverso gli occhi di persone nuove o recentemente arrivate di una città, una città in un modo completamente diverso da quello insomma che siamo abituati a fare. Vedete che le cose importanti di una città quindi diventano insomma altre, alcune che magari noi diamo per scontate, cioè la capacità di trovare una casa, di trovare un lavoro, di potersi lavare, di fare i documenti, sono tutte cose che noi insomma diamo per scontate. Le città italiane, insomma le città a livello globale, se vogliamo, nell'ultimo secolo sono cresciute soprattutto grazie al lavoro, all'espansione delle industrie laddove sono cresciute. Luoghi come questi, le fabbriche, si portavano dietro nuovi abitanti e c'erano bisogno di costruire nuove case per questi abitanti, però erano persone che arrivavano in città probabilmente già con una funzione. Negli ultimi 7 anni, se vogliamo, dal 2015 convenzionalmente, 2014, quando parliamo di crisi dei migranti o crisi dei rifugiati, diciamo in parte questa immagine delle migrazioni anche insomma, sono cambiate, sono migrazioni sempre più internazionali e chi arriva in una città non per forza insomma, cerca un lavoro che c'è, ma insomma è una tappa di un viaggio e della ricostruzione di un'identità. E si trova a che fare con un mercato del lavoro che è molto cambiato perché è sempre più polarizzato in un'economia dei servizi, quindi ci sono quelli con molti talenti e molte competenze che possono rimettersi subito in gioco quando hanno l'opportunità di farlo e ci sono invece una fascia di persone che è schiacciata in lavori che garantiscono poco reddito ma soprattutto pochi diritti. Quindi io vorrei parlare con Angelica e con Chris della casa e del lavoro, viste dalla prospettiva insomma di fasce di popolazioni molto particolari e poi in un secondo giro magari generalizziamo un attimo questo tema della città inclusiva. Quindi passo la parola ad Angelica per chiedere innanzitutto insomma, Refugees Welcome, credo che la conoscete tutti, però chiederei a lei anche di dirci esattamente com'è nata e che cosa fa e che cosa state scoprendo rispetto alle proprietà di una città grazie a questa attività di accoglienza diffusa, che anche questa è una particolarità insomma molto sofisticata su cui chiederei ad Angelica di soffermarsi, anche per capire in quale città questa proprietà si sviluppa più facilmente. Grazie Davide e grazie anche agli organizzatori di questa giornata. Devo dire che per me è molto emozionante essere qui perché questo luogo è stato l'ultimo luogo che ho frequentato prima della pandemia in queste occasioni ed è, credo, il primo dopo la pandemia di evento in presenza, quindi anche insomma, un ciclo che si chiude, quindi grazie. Ed è stato anche molto emozionante sentire Nausica, il tuo lavoro incredibile perché appunto lavorando in particolare con Refugees su Milano, come queste rappresentazioni che mi tornano molto raccontano di tutto quello che c'è da fare per rendere le città decisamente più accessibili e inclusive. Refugees nasce nel 2015, come diceva Davide nella citata crisi dei migranti, nasce in Germania, in particolare a Berlino,
dove in particolare all'arrivo di persone scappate dalla Siria inizia un fenomeno straordinario e abbastanza rivoluzionario, ovvero le persone, i cittadini, iniziano a aprire le porte delle proprie case. Iniziano ad aprire le porte delle proprie case e provando a sopperire in quel caso alla mancanza di alloggi, in generale a un rifugio per i primi giorni di queste persone. Il progetto, come potete immaginare, l'azione, la mobilitazione è stata fortissima e si è diffusa abbastanza velocemente in moltissimi paesi in Europa e adesso sta iniziando ad attecchire anche al di fuori dell'Europa. Non esiste ad oggi un network internazionale in termini di strutturato, nel senso che ogni capitolo di Refugees Welcome si agisce sui territori in maniera autonoma, ma negli ultimi anni c'è un tentativo proprio di scambiare le pratiche e iniziare a comprendere cosa si sta facendo, e credo che anche dal punto di vista anche di impatto sulle politiche europee questo possa avere particolarmente forza. E tra l'altro ci sarà un incontro a Milano del network internazionale proprio primi di luglio. In Italia abbiamo 30 gruppi territoriali su un buon numero di regioni italiane. Dalla fondazione ad oggi si sono avvicinati a Refugees Welcome circa 4.000 attivisti e attiviste. Quindi negli anni, iniziando da un gruppo piccolo di persone volontarie, piano piano si è espanso sempre di più. Qui ho provato a definire la rotta. Refugees Welcome è un progetto in divenire, si costruisce anche con le sensibilità degli attivisti e delle attiviste che si avvicinano, e ogni territorio ha la sua peculiarità. Però credo che ci siano tre punti fondamentali che definiscono la mission anche dell'organizzazione. La prima è il cambiamento culturale. La prima mission di Refugees Welcome è produrre un cambiamento culturale proprio su quello che è l'altro, il migrante, il diverso, e provare ad abbattere gli stereotipi attraverso il dispositivo che è stato definito, o comunque che noi riteniamo uno dei dispositivi più potenti, che è la relazione. Appunto, per noi l'inclusione è attraverso la relazione, che si parli di accoglienza in famiglia, che è la progettualità su cui si basa e su cui nasce Refugees Welcome, che sia la relazione di mentorship, questo approccio, questa metodologia è sicuramente fondamentale. Il terzo pilastro su cui si fonda Refugees Welcome è l'attivazione della cittadinanza attiva. Refugees non è una cooperativa, non è un'organizzazione che fornisce un servizio, è un'organizzazione che abilita i cittadini e le cittadine a vivere delle esperienze di inclusione e a fare parte del cambiamento in maniera attiva e anche in maniera, con della responsabilità. Appunto, l'idea alla base in termini progettuali è l'accoglienza in famiglia. L'accoglienza in famiglia, almeno in Italia, si posiziona in un particolare momento ad oggi della vita, di una persona che approda nei nostri territori, perché è finora stata sperimentata con le persone che concludono il loro percorso all'interno dei centri di accoglienza, che quindi hanno qualche tipo di protezione, che può essere principalmente protezione internazionale, asilo, ma anche altri tipi di permessi, e che sostanzialmente le istituzioni dovrebbe essere autonomo, perché dovrebbe avere la possibilità di avere una casa, avere un lavoro. Sappiamo che non è così, sicuramente l'esperienza all'interno dei centri non garantisce un'autonomia, ma soprattutto non garantisce l'apertura di quelle reti che rendono inclusiva un percorso migratorio, un percorso di vita all'interno di una città. E quindi ancora qui la relazione, cioè l'accoglienza in famiglia è proprio vista come strumento di relazione, di apertura e di possibilità di inclusione e ricerca di nuove opportunità. Perché l'accoglienza in famiglia? Sicuramente per le persone che ospitate, come dicevamo, è la possibilità di uscire dai luoghi chiusi e anche dalle frequentazioni magari legate a comunità con background migratorio simile, provare a sperimentarsi in un contesto diverso,
provare a condividere anche l'esperienza con persone diverse, con persone che fanno parte del territorio in cui queste persone, in cui l'immigrante ha deciso di vivere. E poi aprire anche tutta quella, quelle opportunità che noi sappiamo bene nascono dai legami deboli, che non sempre si trovano magari su delle offerte di lavoro ufficiali, che fanno poi la differenza nella vita delle persone. Inoltre l'accoglienza in famiglia, ci tengo molto questo sempre a dirlo, aiuta a sostenere i desideri, nel senso che noi siamo abituati a occuparci delle persone migranti in termini di bisogni, ma ci sono anche i desideri, ci sono delle vocazioni, dei sogni, delle progettualità che hanno bisogno di un tempo, di uno spazio, di un supporto e di un accompagnamento per essere messe, insomma, per essere realizzate. E l'accoglienza in famiglia dà alla persona per 6 mesi, 1 anno, la possibilità di non dover pensare tutti i giorni a dover cercare magari un lavoro, a dover cercare una casa, ma di dedicarsi alla propria progettualità di vita, che magari è stata interrotta o non c'è stato neanche il tempo di riprendere tutto quello che sta nella vita normale di ognuno di noi e nei nostri desideri, appunto. Anche per le famiglie che ospitano, sicuramente l'accoglienza in famiglia è un'esperienza straordinaria, fa ripensare al concetto stesso di famiglia, che per noi, ci teniamo a dirlo, è un concetto allargato, assolutamente non tradizionale, fa uscire dall'individualismo, da un'idea anche ristretta di quello che è essere comunità, fa riemergere la voglia di mettersi in contatto con la comunità anche di prossimità, perché vi assicuro che l'esperienza di accoglienza non è semplice, necessita di tanto sostegno e quindi genera anche nelle famiglie l'attivazione di reti di prossimità che magari non sarebbero state attivate, e quindi insomma è un valore fortissimo anche per le famiglie che ospitano. E poi ovviamente genera cultura, non c'è modo più efficace per abbattere i pregiudizi, che sono tantissimi anche nelle migliori, diciamo, nelle migliori intenzioni, perché quando abbiamo a che fare con l'altro, e noi lo stiamo vedendo tra l'altro tantissimo anche nella questione ucraina, dove c'è stata una disponibilità immensa di famiglie, forse perché le persone pensavano che queste persone che fuggivano dalla guerra fossero più uguali, e invece non è così, non c'entra niente il colore della pelle, il luogo del mondo, siamo persone che abbiamo tutti una diversità e affrontarla ha sempre la sua complessità. E, le persone che si mettono in gioco, le persone ospitate, noi solitamente ospitiamo persone che giovani, diciamo giovani, la maggior parte uomini, giovani uomini che, come vi dicevo, escono dal percorso di accoglienza. Ovviamente questa descrizione è molto cambiata dall'emergenza ucraina, in cui abbiamo iniziato anche ad ospitare donne, anziane, anziani e nuclei familiari, quindi insomma nuclei più complessi. E, diciamo, la maggior parte delle persone arrivano dall'Africa e, come vi dicevo, essendo che hanno concluso il percorso di accoglienza istituzionale, hanno un buon, diciamo, un livello linguistico, sanno l'italiano, a differenza per esempio dalle persone che vengono dall'Ucraina, quindi c'è anche un tema di barriera linguistica, e hanno in teoria avuto tutta una serie di supporti e servizi che dovrebbero essere stati erogati all'interno dei centri. Quindi magari sono persone che hanno fatto un tirocinio, che hanno già fatto un'esperienza lavorativa, che hanno fatto il corso di italiano, ma poi a seconda del funzionamento di questo sistema la persona ha più sostegno o meno sostegno. E le famiglie, insomma, vi raccontavo. E, allora, cosa fare Fuji's Welcome? Abbiamo raccontato di diciamo, tutta questa cittadinanza attiva, come Refugees fa sì che questo accada, essendo facilitatore e abilitatore di queste relazioni. Intanto fa selezione e abbinamento, ovvero noi abbiamo un touch point, che è il nostro sito, in cui le persone che vogliono essere ospitate, che vogliono dare ospitalità, si iscrivono. Noi procediamo, noi inteso come tutti gli attivisti e le attiviste, procediamo con una profilazione, con delle interviste, e proviamo proprio a fare quello che è
l'abbinamento, il matching che noi chiamiamo, proprio per cercare di rispondere a quello che vi dicevo prima, cioè matchare anche desideri e risorse. Quindi persone che magari vogliono iscriversi all'università, magari troviamo a casa di un professore, persone con magari una disabilità o una malattia, troviamo una casa di qualcuno che magari ha passato quell'esperienza e quindi è disponibile ad affrontare anche una situazione difficile. Insomma, cerchiamo di proprio creare una compatibilità anche poi di carattere, insomma, le persone poi devono piacersi. E sosteniamo l'autonomia. Ogni progetto di convivenza, che dura tra 6 mesi e un anno, ha una progettualità di autonomia che viene monitorata e accompagnata da attiviste e attivisti che seguono la convivenza. Quindi, diciamo, il processo è una persona ospitata, la famiglia ospitante, 2 attivisti e attiviste che sostengono il percorso, monitorano il percorso, accompagnano l'esperienza. Mi fermo? No. Vabbè, qui diciamo parliamo di cose più tecniche, vi parlavo della piattaforma, la metodologia. Ovviamente noi sappiamo quanto sia delicato abilitare questo processo, quindi la nostra profilazione, i colloqui sono studiati da anni di test e quindi c'è una metodologia molto seria e tutti i volontari e le volontarie sono formate per procedere in maniera esperta, anche se ci teniamo a dirlo, noi non cerchiamo persone per forza che abbiano competenze nel settore delle migrazioni, servizi sociali, ma abbiamo proprio la ricchezza di avere attivisti e attivisti multidisciplinari che possono mettere a disposizione qualsiasi tipo di competenza, proprio perché ci fondiamo sulla cittadinanza attiva, non siamo operatori. Vabbè, il progetto di mentoring è un altro, vado velocissima, vabbè, magari ne parliamo. Sì, ok. No, era solo perché, insomma, volevo chiederti, da un lato è un'esperienza, molto particolare, nata come risposta civica in reazione evidentemente a un fenomeno da cui siamo stati a livello europeo travolti in qualche modo, ma che ci mostra come le nostre città sono spesso dei luoghi duri e inospitali, perché questo scalino che ci raccontava Angelica, cioè l'esigenza dopo il periodo in centro di accoglienza di avere un pezzo di accoglienza in famiglia, perché altrimenti non si riesce a trovare casa, non si riesce a trovare lavoro, non si riesce ad avere una vita sociale soddisfacente. Questo dipende evidentemente da dei blocchi di natura economica, soprattutto, ma anche culturale e sociale. Quindi volevo chiederti dov'è che questa proposta ha attecchito di più in termini, di attivisti, per quello dove siete più radicati, poi non dipende solo dalle caratteristiche, degli attivisti, e dove avete trovato più supporto istituzionale. Ma allora, come ci dicevamo con la mia collega prima, Refugees nasce e ha più acchito sicuramente nelle grandi città, perché c'è una visione più aperta, una visione più, una disponibilità anche banalmente di spazio, devo dire che le grandi città, Roma, Milano, sono sicuramente i luoghi in cui questo percorso viene più in qualche modo facilitato. Poi ci sono invece altri contesti dove magari la situazione abitativa in realtà è più semplice, perché per esempio Milano è una città che ha una straordinaria tensione all'accoglienza, alla solidarietà, però poi è una situazione abitativa complessissima, e quindi trovare persone che abbiano una stanza in più, uno spazio adeguato, perché per noi per esempio lo spazio, ci sono tante persone che ci dicono ma sì, è un divano, no, nel senso noi abbiamo bisogno di uno spazio idoneo. Qual era l'altra domanda, scusa, oltre le altre città? Gli attivisti e il supporto istituzionale. Allora, il supporto istituzionale. Allora, Refugees Welcome è stato visto per un po' di anni come dei matti, nel senso l'accoglienza in famiglia, ma siete matti? Ed è anche tra l'altro un dispositivo molto delicato, perché mette anche, ci sono delle responsabilità, cioè lo spazio privato che diventa in qualche modo spazio pubblico, c'è un ribaltamento anche, no, di questa dinamica. E adesso devo dire che dal punto di vista di comuni stanno nascendo delle iniziative che si chiamano l'Albo delle Famiglie, dove i comuni iniziano a sostenere l'accoglienza in famiglia
sia economicamente, ma anche facilitando tutti dei percorsi e dei processi, mettendo a disposizione degli strumenti e provando a integrare questo dispositivo in un sistema di welfare. Questo, diciamo, è il supporto maggiore in termini proprio di dispositivo istituzionale. Poi c'è sicuramente un'attenzione dal punto di vista ministeriale, tant'è che ci sono questi bandi FAMI che in qualche modo iniziano a, anzi no, da tanto iniziano a includere l'accoglienza in famiglia, ma soprattutto Refuge è stata coinvolta nella programmazione per i prossimi 7 anni. Ed infine la cosa, come dire, abbastanza straordinaria che è accaduta adesso in seguito all'emergenza ucraina è che per la prima volta l'accoglienza in famiglia è stata riconosciuta come dispositivo di accoglienza al pari di un SAI e sarà sostenuta da parte dalla protezione civile anche con dei contributi per le persone che vengono accolte e per le persone che accolgono. Per noi questa è una sfida molto delicata, molto complessa, che potrebbe aprire uno scenario, diciamo, anche forse di prima accoglienza, di accoglienza ancora, diciamo, non uscire dalla nostra metodologia, non lo sappiamo, però insomma questa è un po' l'architettura istituzionale fino adesso. Grazie mille Angelica. Passiamo ora a Chris Richmond. Se cercate su Google che cos'è Migrants, vengono fuori degli articoli che dicono l'app che aiuta i migranti a trovare lavoro e cose di questo genere. Google da questo punto di vista è una bestia perché semplifica tutto, però volevo chiedere a te innanzitutto se ti ritrovi in questa descrizione e quanta responsabilità dà sulle tue spalle, poi più seriamente se ci racconti come lo fate e che cosa ti racconta del momento storico che stiamo vivendo e delle nostre città. Allora, buonasera, grazie per l'invito, grazie Davide, è un piacere rivederti. Sì, mi rivedo perché obiettivamente oggi è dove generiamo più impatto nell'inserimento lavorativo e dando a ogni migrante l'opportunità di cogliere un'opportunità professionale che sia in linea con il suo talento e le sue ambizioni personali e professionali. È anche vero che Migrants è un'impresa, una società SRL, società Benefit, costituita a Catania nel 2017, ed è anche vero che quando abbiamo iniziato ho pensato a questa idea di business, non era Migrants il nome, ma era Capo con la K, e era il caporale dell'era digitale, perciò avevamo l'ambizione di rendere formale l'informale e provare a fare questo grande passaggio. Oggi abbiamo sicuramente una grande responsabilità perché abbiamo dei partners, dei clienti piuttosto importanti, lavoriamo con soggetti anche governativi, col governo olandese, abbiamo rapporti col governo canadese, con gente come Banca Mondiale, perciò non possiamo più scherzare. Noi abbiamo deciso di fare un percorso un po' diverso, nel senso che a parte, giustamente, siamo nati anche noi post primavera araba e abbiamo visto come la pubblica amministrazione, ma anche i privati, avevano difficoltà nel percorso di erogazione di servizi volti all'integrazione, all'inclusione di persone migranti nei territori di appartenenza. E ci siamo chiesti quali fossero le principali sfide e le difficoltà. I numeri erano sicuramente tanti, ma dall'altra parte anche si poteva generare un miglior ritorno sull'investimento, così se si può dire. E abbiamo anche capito che la grande sfida, che era quella di trovare opportunità professionali per poter rendere i migranti autonomi economicamente, ma anche socialmente, era proprio come passare dal cerco lavoro al trovo lavoro. E quello che viene chiamato il bilancino di competenze è secondo noi il punto cardine che potrebbe sbloccare quell'attimo cerco lavoro o lavoro, e perciò abbiamo scelto di trovare un modello che potesse non chiedere al migrante cosa sai fare, cosa hai fatto o qual è il tuo passato, ma poter averne certezza sia sul proprio livello di competenze attuale, ma sia su quelle pregresse,
acquisite in modo formale o non formale o informale, ma anche sulla propria capacità di acquisire delle nuove nel corso del tempo. Perciò abbiamo creato una piattaforma digitale, un'app banalmente, che offre una marea di contenuti informativi e formativi, facendo in modo che i migranti possano accedere gratuitamente e svolgere i contenuti che vogliono, quando vogliono, da ovunque vogliono, da mobile, PC piuttosto che tablet, in diverse lingue, e possono accedere a contenuti informativi o formativi o di assessment. A dipendenza dei contenuti che scelgono di fare e dalla qualità dei contenuti, essendo tutti quanti moduli quiz tematici, la piattaforma genera in automatico un profilo di competenze non dichiarato ma verificato appunto sulla base del livello di padronanza delle competenze dimostrate, e il CV dinamico è aggiornato in tempo reale. Perciò noi in 25-30 giorni abbiamo oggi la capacità di poter avere obiettivamente un profilo di competenze di un utente e di poter sapere esattamente i suoi interessi, i suoi punti di forza, debolezza, costanza, motivazione, dedizione, e abbiamo scelto a un certo punto del nostro processo di usare queste informazioni e questi dati per condividerle con PMI, agenzie interinali e corporate. Perciò siamo passati dalla mera formazione oggi all'inserimento lavorativo, e oggi abbiamo circa 250 aziende che usano il secondo portale che abbiamo sviluppato, che è PickMe, per trovare le competenze di cui hanno bisogno nella località che loro richiedono entro quella scadenza da loro richiesta. Abbiamo circa 385.000 utenti su Migrants in piattaforma ogni giorno, e dall'altra parte abbiamo chiuso 4.900 inserimenti in questi ultimi 3 anni, di cui di media ne facciamo una settantina al mese. Grazie mille, numeri impressionanti. Mi colpisce che questo, cioè tu l'hai detto, questa idea imprenditoriale nasce in risposta a delle mancanze di un sistema che evidentemente non funziona, quello dei servizi, diciamo, per l'assistenza alla ricerca del lavoro. Ed è un processo totalmente digitale che disintermedia, se vogliamo, anche il rapporto tra voi e gli utenti, che insomma li conoscete attraverso i dati ma non li conoscete diciamo forse individualmente o in termini di relazione. Mi chiedevo se cioè, vedi una possibilità, cioè, ci sono dei luoghi o dei contesti che poi rafforzano diciamo la vostra attività e la rendono ancora più efficace, perché insomma, c'è un rapporto con la realtà, e quindi ci sono delle città in cui questa cosa potrebbe funzionare meglio se supportata, o immagini per il vostro sviluppo un rapporto totalmente disintermediato dai territori? Perché cioè, l'ho trovato molto interessante che state ragionando con aziende che ovviamente sono datori di lavoro. C'è un livello di interlocuzione territoriale o questa cosa non è ancora arrivata? Non è ancora arrivata, perché stiamo lavorando sulla disintermediazione il più possibile per fare in modo che le due parti in causa possano trovarsi direttamente, bypassando tutti i soggetti intermediari, o almeno facendo in modo che anche i soggetti intermediari possano fare meglio il loro lavoro. Faccio un piccolo esempio. Quando si porta un proprio CV al centro per l'impiego e non si viene chiamati, uno, non si viene chiamati, due, non si sa perché non si è, nessuno ci ha chiamati, e non si riceve neanche un feedback. Col nostro modello noi siamo in grado oggi di fare in modo che non soltanto l'azienda possa sapere in quello specifico momento a quale livello di padronanza è quel profilo su una serie di competenze, ma è possibile fare anche in modo che, qualora l'azienda non scelga quel profilo riceva una notifica in tempo reale dicendo, uno, che non è stato scelta dall'azienda, e anche un piccolo feedback su dove quel profilo può migliorare per poter essere all'altezza delle richieste delle aziende. E questo permette anche all'azienda, qualora volesse dopo una settimana o 3 mesi rivedere quel profilo, poter non chiedere a quella persona di ricaricare il suo CV, ma con un click di poter vedere esattamente qual è il nuovo livello di qualità di quel profilo. Stessa cosa per il centro per l'impiego. Dall'altra parte, ripeto, lavorando direttamente col cliente finale abbiamo la capacità di essere diretti e di poter velocizzare
l'inserimento lavorativo, ma avendo anche diversi distretti oppure aggregazioni di aziende che hanno più o meno bisogno delle stesse tipologie di competenze, riusciamo anche a fare massa critica e a massimizzare il numero di inserimenti lavorativi. Però ripeto, ancora non siamo in grado di parlare con i territori, anche perché l'azienda è formata da 14 dipendenti e non abbiamo personale sui territori che si occupano di attività con i territori. Una domanda in più su migrants, poi insomma facciamo un giro di chiusura, no, avremo tutti bisogno di migrants. Cosa sapete insomma di chi segue i vostri corsi? Cioè, sapete qualcosa di dove sono nel periodo di formazione? Cioè, come dire, sia in che situazione si trovano oltre che in che luogo e come cambia il loro status nel corso del tempo? Che tipo di informazioni raccogliete su questo, se le raccogliete? Purtroppo le raccogliamo e abbiamo una marea di informazioni, perché abbiamo scelto di usare un modello che è basato sul microlearning, che genera di continuo dati ogni volta che l'utente svolge un'attività in piattaforma. Perciò, oltre che obiettivamente la geolocalizzazione piuttosto che la lingua scelta, abbiamo anche le sue priorità, cosa sceglie di fare, piuttosto che la sua qualità, perciò competenze pregresse piuttosto che competenze acquisite. Come dicevo, anche altri attributi come la motivazione, la costanza, la dedizione, che sono spesso attributi utili da poter vendere sul mercato del lavoro, ma difficili da misurare, da quantificare. Abbiamo altre informazioni come, giustamente, informazioni personali o sensibili, nome, cognome, nazionalità, genere, piuttosto che età, ma anche lo status. Sono una persona che ha richiesto l'asilo, piuttosto che ho ottenuto una tipologia di permesso, piuttosto che ho chiesto ricorso, eccetera. È pur vero però che abbiamo scelto di svolgere questa attività con un sacco di etica e abbiamo scelto di lavorare sulla pseudonimizzazione, perciò separiamo i dati personali e sensibili dai dati pubblici, e i dati pubblici riguardano solo l'attività svolta da un soggetto Y, perciò senza collegare l'attività con l'identità dell'utente. E dall'altra parte è anche vero che l'utente è sempre in possesso dei suoi dati e può decidere con chi condividere quelle informazioni personali o sensibili, per quanto tempo e per quale finalità. Grazie mille. Ora proviamo ad andare verso le conclusioni per rispettare i tempi. Avete visto, diciamo, dai loro interventi, tre approcci e tre esperienze molto diverse sul tema dell'integrazione e delle migrazioni. Da un lato, insomma, un contributo della ricerca sociale che porta alla luce esperienze molto diverse, con Refugees Welcome un'esperienza di accoglienza basata sull'attivazione delle persone, mentre Migrants è una soluzione tecnologica che fornisce un servizio diverso che in questo momento non c'è, se vogliamo, sul mercato, ma contribuisce a risolvere un problema. Ora, io vorrei provare ad astrarre da quelle che sono le vostre esperienze personali, di quello che ci avete raccontato, e invece riflettere sul tema delle città e dell'accoglienza. Il titolo del panel, La città come approdo, lascia, come dire, immaginare insomma, la città come un luogo di arrivo per diverse tipologie di persone, però dopo l'arrivo poi c'è la permanenza. Non ne abbiamo parlato in questo panel, ma ormai ci sono diverse città dove i residenti di origine straniera sono tra il 15 e il 20% della popolazione, ma se andiamo a guardare la composizione dei consigli comunali, spesso troviamo forse un consigliere comunale di origine non italiana. Se andiamo a vedere la composizione, insomma, dei studenti nelle scuole, vediamo che i giovani, i più giovani, i bambini e le bambine, sono, insomma, in percentuale sempre crescente di origine straniera, con un background migratorio. E in alcuni quartieri abbiamo anche, insomma, il fenomeno della fuga di certe famiglie bianche da alcuni istituti scolastici, laddove c'è troppa multiculturalità. Poi c'è il tema dell'integrazione lavorativa. E, insomma, dovremmo parlare di come rivediamo, se vogliamo, la legislazione, la Bossi-Fini, che regola come le persone possono arrivare regolarmente in Italia, e c'è il grossissimo tema della riforma della legge sulla cittadinanza, perché
insomma, ci sono ormai persone che stanno in Italia da 15-20 anni, ma ancora si vedono negato il diritto a sentirsi parte di una comunità come tutti gli altri. Ora, queste cose stanno sullo sfondo di una discussione più ampia, non ne abbiamo parlato, ma sappiamo che ci sono. Volevo da voi una battuta finale rispetto a che cosa dovrebbero fare le città per essere dei luoghi accoglienti, in base a quello che è l'esperienza che avete maturato e insomma i segnali che avete raccolto. Quindi stesso giro. Io per la battuta finale vorrei farvi vedere delle mappe. Se ci aiutano dalla regia, come si dice. Potete tornare sulla Potete rimettere la presentazione? Grazie. No, vabbè, vado. Dove eravamo arrivati? No, ovviamente salto tutto, però voglio per rispondere anche delle sollecitazioni che ho sentito molto vicine da parte di Angelica e di Chris. Che cosa dovrebbero fare le città? Loro hanno parlato a livello abitativo, a livello lavorativo, di relazione, e quello che mi è sembrato interessante moltissimo del vostro approccio, molto diverso ovviamente nella specificità di ognuno, è il provare a porre un piano di parità, cioè di ascoltare la parola dell'altro. Per quello torno sulle mappe, perché questo è un discorso astratto e non va sull'operativo a indicare delle precise operazioni che la città potrebbe fare, però cerca di smuovere e provocare un terreno culturale in cui la parola dell'altro, il segno dell'altro possa parlare, possa dire qual è la sua idea, possa esprimere. A me è interessato tantissimo l'approccio davvero di Chris e anche di Refugees Welcome. Si possa mettersi in relazione con le estraneità su un piano di parità. Queste mappe sono pensate come strumento di parità, in cui non sono io a interpretare quello che l'altro mi dice del suo vivere, del suo esperire, del suo interpretare la città, ma è lui stesso che prende la parola, prende in mano la matita come gesto simbolico, ma anche non solo simbolico, ma anche reale. Mi fermavo su questa mappa perché è un'altra mappa che mi colpisce, di Rovereto, questa, vedete com'è ribaltata, ed erano richiedenti asilo in un campo che è ribaltato rispetto all'orientamento della stazione, insomma un campo fuori Rovereto di richiedenti asilo che tutti i giorni percorrevano questa strada per arrivare alla stazione. E vedete che il confine lui lo identifica come un corso d'acqua che ogni giorno attraversa quel ponte per recarsi alla stazione. Lui dice: per me quello è il confine, e scrive Running Water, perché l'acqua gli ricorda il naufragio della nave su cui viaggiava e di cui lui era uno dei pochi superstiti. Siamo nell'aprile 2015, in quel naufragio tremendo. Per dire come sia importante ascoltare anche e entrare in relazione, l'altra parola e tema che la città si deve porre è quello di entrare in una relazione per cui questa presa di consapevolezza da parte di chi arriva del suo essere abitante, e quindi del portare un pensiero creativo, lavorativo, ma anche ideativo sulla città, possa essere ascoltato. Questa è una presentazione pubblica davanti alla comune, agli assessori di Rovereto in questo caso, e questo è un laboratorio su Bologna, ma volevo farvi vedere, se non abbiamo tempo, soltanto l'ultimo laboratorio che ho fatto, questo con delle donne molto recente, un gruppo di donne veramente di tantissime provenienze di Napoli, dove cosa può fare la città. Queste donne invece non sono al primo approdo, sono arrivate tutte da molto tempo, ma non conoscono per niente la città, perché vivono in casa, escono per andare alla moschea o al mercato. E allora un laboratorio, questa è lei, questa Nadia, quando ha concluso di disegnare la sua mappa, con un grandissimo sforzo, vi potete immaginare delle persone che non hanno mai disegnato, che cosa vuol dire elaborare questa rappresentazione, ha detto: questa è il mio mondo è fatto dalla casa, la moschea e la scuola di italiano, che era la sede dove si è svolto il laboratorio. Il mondo si può ampliare, si può articolare attraverso una costruzione insieme di un'idea di città. Quindi volevo dire, guardate questa mappa di una donna ucraina
che ha rappresentato diversamente dalla mappa precedente, adesso non voglio riempirvi di troppi segni, alcune le abbiamo appese qui, quella è la piazza Garibaldi, la piazza della stazione centrale di Napoli, piena di persone, provenienze e bandiere che fanno vedere tutte le provenienze. La relazione che è stato un percorso durato soltanto 2 settimane in cui queste donne, ognuna divisa, lavoravano a coppie per nazionalità diverse, raggruppate e assolutamente chiuse, nel mettere in relazione il proprio racconto della città si è costruito come un gruppo di conoscenza, un gruppo che è come se ci fosse stato un processo di acquisizione di consapevolezza attraverso questo gesto del disegnare, del riconoscere la città abitata, del riconoscersi abitante attraverso la mappa che ognuna si è resa conto di poter realizzare e quindi di poter raccontare. E mi piace concludere con questo gruppo di parola che si è formato attraverso un gesto così difficile, così faticoso all'inizio, ma che poi ha portato ad aprire e ad allargare la conoscenza della città. Questo ve lo dico solo perché chi passerà da Milano prossimamente fino all'1 luglio c'è una mostra delle mappe dei rider che sono dei lavoratori al primo approdo, sono quasi tutti migranti al primo approdo e abbiamo realizzato lo stesso tipo di indagine facendo disegnare a 100 rider di Milano le loro mappe della città, che sono mappe completamente in movimento. Ma se volete approfondiamo, adesso devo chiudere. Grazie mille. Voi non sapete quanto sia difficile moderare questo panel, perché interrompervi mi sembra un crimine umano, però vi chiedo solo 40 secondi a testa come battute finali. Mi spiace non ci sia tempo per fare delle domande in questa sessione dal vivo, ma loro rimarranno qua con noi, insomma, a margine e anche qua fuori, quindi vi invito a contattarli. Quindi. Ok, allora, tutto il discorso sulla permeabilità, l'accessibilità dei luoghi, insomma, checked e... In 40 secondi non riusciamo a farlo. La cosa che vorrei solo aggiungere a questo punto è, visto che hai parlato della questione del tasso di presenza nei consigli comunali, ecco, la partecipazione politica è un tema gigante, ma non solo il tema della presenza, ma la qualità di quella presenza, perché purtroppo molto spesso anche quando persone migranti con background migratorio sono all'interno delle istituzioni, hanno una funzione quasi simbolica, non vengono valorizzate per i propri talenti e competenze che magari non c'entrano assolutamente nulla con quello che magari concerne la politica migratoria, mentre nella migliore delle ipotesi vengono relegati ad occuparsi di temi inerenti appunto a questa questione. Quindi sulla partecipazione politica dobbiamo fare tantissimo, ci sono tantissime persone di seconda generazione, persone migranti che hanno voglia di fare politica, hanno gli strumenti per fare politica e dobbiamo riuscire a trovare una modalità di accesso sostanziale e non soltanto formale. Anche su questo con Refugees Welcome stiamo portando avanti una progettualità col progetto Embrace, che è un progetto europeo che va proprio a stimolare l'incontro tra decisori pubblici e persone con background migratorio per trovare un nuovo modo di inclusione politica. Grazie Angelica. Chris, l'ultima battuta a te. Cosa dovrebbero fare le città per essere più accoglienti? Scusate, io direi semplificando consapevolezza, semplicemente perché l'Italia è il secondo paese più anziano al mondo, con uno dei tassi più bassi di natalità e un tasso di emigrazione altissimo. Perciò si trova in una condizione che viene chiamata negli Stati Uniti sense-demic, cioè non avere abbastanza persone nell'età lavorativa effettivamente attive nel mercato del lavoro per fare in modo che il lavoro che dovrebbe essere svolto venga effettivamente svolto. Perciò, in teoria, senza migranti l'Italia nei prossimi decenni rischierà di avere le città che sono prosciugate dalle persone stesse che vivono la città. Perciò, consapevolezza del fenomeno stesso. E con questa nota di ottimismo vi invito a salutare i nostri relatori e chiamo Francesca per il prossimo panel. Grazie mille.